A Pescara c'è ancora una giunta comunale da comporre e proclamare, ma le questioni burocratiche relative ai servizi scolastici vanno avanti con o senza assessore competente. E così, mentre procedono i lavori per ultimare gli edifici che ospiteranno i nuovi asili nido di cui si doterà il Comune Adriatico, sono uscite le graduatorie per l'ammissione ai 7 asili nido comunali per l'anno 2024-2025. I posti disponibili non sono però sufficienti a soddisfare tutte le domande pervenute e anche di questo, insieme alle questioni delle mense e del trasporto scolastico, si sta occupando l'amministrazione comunale di Pescara. Ne abbiamo parlato con Gianni Santilli, consigliere comunale di maggioranza ed ex assessore comunale alla pubblica istruzione. Cominciamo dalle mense. Stiamo aspettando la decisione del TAR che è prevista per il 19 luglio. Se continuare a andare avanti con la Serenissima o se c'è la possibilità di fare il nuovo affidamento alla ditta che ha vinto effettivamente la gara. Ciò non toglie però che stiamo già lavorando perché appena sapremo la decisione apriremo le iscrizioni per la mensa e quindi partiremo tranquillamente, quindi i ragazzi non avranno nessun problema. Per quel che riguarda invece il servizio per i scuolabus, abbiamo aperto le iscrizioni, abbiamo 5 scuolabus che faranno il servizio regolarmente, abbiamo adesso risolto anche il problema degli autisti. Per gli asili nido invece sono uscite le graduatorie provvisorie, sono rimasti esclusi 160 bambini. Però stiamo quasi per finire almeno 2 asili, che sono quello di via Fornace Bizzarri e quello di via Santina Campana. Quindi alla fine dell'anno solare dovremmo finire i lavori, trovare il personale per istituire questi 2 nuovi asili e i soldi per mettere gli arredi. Quindi risolveremo tutto il problema di tutte le liste di attesa che ci sono anche per gli asili. Stiamo lavorando alacremente in attesa di quello che succederà con le decisioni che avrà il sindaco. Se sarò ancora io, porterò avanti regolarmente, come ho fatto sempre, tutti i lavori. Sul fronte asili nido, di che numeri si parla? Quanti sono i bambini e le famiglie che hanno fatto domanda? Quanti quelli che hanno ottenuto, diciamo, un posto e quanti invece quelli che sono rimasti fuori da questa lista provvisoria? Sono rimasti fuori 160 bambini, più ci sono dei ragazzi che sono rimasti fuori perché non hanno la residenza al comune di Pescara e questo lo prevede il regolamento. Però con la costruzione, il completamento di questi 2 asili nido, via Fornace Bizzarri e via Santina Campana, riusciremo ad accontentare 120 bambini, quindi le liste di attesa sarebbero ridotte tantissimo.